con voi. Eccellenza carissima, gentili sacerdoti e diaconi presenti, cari coristi e collaboratori, amiche ed amici che ci seguite da casa. In molti sappiamo che questa bella possibilità di servizio vive di emozioni, di tempo, di sacrificio, di competenza e di meraviglia. Da questa realtà, il coro che oggi possiamo definire occasione si risponde ad una chiamata che rafforza l'esperienza della fede nella consapevolezza di vivere come umile strumento nelle mani di Dio. In questi anni abbiamo cercato di trasmettere l'amore per Dio e la musica e da qui abbiamo generato con un piccolo gruppo di giovani lo spazio della preghiera che da oggi ci ha donato la possibilità di incontrare tanti fratelli in Cristo. Il cammino e la fede rappresentano il tema dominante di una grande sinfonia che, pur se generata con non poche difficoltà, ha saputo ed ancora oggi si sforza di incontrare l'altro con l'oneroso compito di far pregare, riflettere, emozionare, fino ad essere un'entità che nella sua particolarità cammina oggi nella Chiesa e riesce ad essere riconosciuta per lo stile che in questi anni abbiamo cercato di condividere. 10 anni eppure il tempo, potremmo dire, è volato. Pensandoci bene però è stato quello giusto, perché anno dopo anno, giorno dopo giorno, si è arricchito di esperienza, conoscenza, identità. È impresa ardua poter esprimere in pochi minuti il peso, la responsabilità, la gioia, l'emozione di qualcosa che ha scelto di cambiare proprio me e di conseguenza le sorti di un gruppo di compagni di viaggio anno dopo anno. Molti volti hanno trovato in questa grata possibilità la loro casa, il luogo dove crescere nella formazione, conoscersi e apprezzare la bellezza della diversità che diventa forza e motivo di certa speranza nell'esperienza corale. In un tempo dove si dà poco risalto a questo genere di percorsi che nascono dalla fede e sfociano in servizio, qui trova la lettura particolare della propria esistenza l'incontro con Gesù, pastore e guida che muove le nostre esperienze. In questa dimensione il coro rappresenta una risposta ad una società che a volte non riconosce il linguaggio dell'amore e non dà la possibilità di esprimersi nei sentimenti, nella fede e nelle prospettive. Una riflessione su questo tempo. Nel più assoluto rigore sanitario, come avete avuto modo di verificare, in una geometria completamente nuova, ci auguriamo che il coro sia capace, in un modo diverso, di riprodurre quelle emozioni e armonie che tutti conosciamo per il fondamentale scopo di rendere gloria e lode a Dio e la santificazione dei fedeli. Oggi, a 10 anni dalla nostra nascita, sento il bisogno di dire grazie. Grazie a chi ha creduto in questo progetto, lo ha sostenuto e continua a sostenerlo. Grazie a chi cammina con e nel coro diocesano, donando tempo, passione e vita. Grazie a chi abbiamo incontrato e incontreremo, fratelli nella fede, talvolta fonte di ispirazione, sempre occasione di arricchimento. Grazie a tutti voi che oggi, in questo tempo così diverso e difficile, avete voluto essere qui per dire insieme grazie a noi per il grazie più grande, grazie a Dio che ci guida, ci sostiene ed è causa e modello del nostro canto. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente davanti a Dio i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che hai donato a San Felice, presbitero salernitano, di superare le sofferenze del martirio, concedi a noi che celebriamo il giorno del suo trionfo di vincere con la tua protezione le insidie del maligno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, che dirò ancora? Mi mancherebbe il tempo se volessi narrare di Gedeone, di Bara, di Sansone, di Ieri, di Davide, di Samuele e dei profeti. Perché essi conquistarono dei figli, esercitarono la giustizia, ottennero ciò che era stato promesso, chiusero le fauci dei demoni, spensero la violenza del fuoco, sfuggirono alla lama della spada, trassero vigore dalla rosa debolezza, divennero forti in guerra, respinsero invasioni di stranieri. Alcune donne riebbero per risurrezione i loro morti, altri poi furono torturate, non accettando la liberazione loro offerta, per ottenere una migliore resurrezione. Altri, infine, subirono insulti e flagelli, catene e prigionia. Furono lapidati, torturati, tagliati in due. Furono uccisi di spada. Andarono in giro coperti di pelli di pecore e di capra, bisognosi, tribolati, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Vaganti per i deserti, sui monti, tra le caverne e le spelonche della terra. Tutti costoro, pur essendo stati approvati a causa della loro fede, non ottennero ciò che era stato loro promesso. Dio, infatti, per noi aveva predisposto qualcosa di meglio, affinché essi non ottenessero la perfezione senza di noi. Parola di Dio.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene, spaccato i ceppi, e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e i suoi monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: «Cosa vuoi da me, Gesù, Figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi». Gli diceva infatti: «Esci, spirito impuro, da quest'uomo». E gli domandò: «Qual è il tuo nome?» «Il mio nome è Legione», gli rispose, «perché siamo in molti». E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. C'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo. E lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi». Glielo permise. E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci, e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa 2000, li affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne, e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalle legioni, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma egli disse: «Va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te». Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui, e tutti erano meravigliati. Parola del Signore.
caro saluto ai diversi sacerdoti e diaconi presenti, segno della stima, dell'affetto che nutrono per il coro diocesano, anche in ragione del servizio che in molte parrocchie voi svolgete. Un saluto pieno di affetto e di gratitudine al direttore Remo e a voi coriste e coristi di questo coro diocesano. In questa bella occasione del festeggiamento del decennale dall'istituzione del vostro coro. In questa memoria propria della Chiesa Salernitana in onore del presbitero martire San Felice avete voluto solennizzare questa ricorrenza, pur in questa situazione particolare, ancora soggetta a norme di distanziamento e quindi a cautele che impediscono festeggiamenti più calorosi, più numerosi. Le letture che la liturgia ci propone sono quelle del giorno. Certamente non facilitano il compito del celebrante. Abbiamo ascoltato delle letture particolarmente complesse, ma proprio perché sono queste che la liturgia ci offre, prendo lo spunto per qualche considerazione che poi allargherò appunto particolarmente alla realtà del coro e della funzione del canto che esso svolge. Diceva la lettera agli Ebrei, parlando, facendo questo elenco che viene dopo un elenco ancora più lungo di persone che hanno vissuto la fede, a partire da Abramo, i grandi personaggi dell'Antico Testamento, e la lettera agli Ebrei, appunto nel brano di oggi, cita altre testimonianze. Tutti costoro, essa afferma, pur essendo stati approvati a causa della loro fede, non ottennero ciò che era stato loro promesso. Dio, infatti, per noi aveva predisposto qualcosa di meglio, affinché essi non ottenessero la perfezione senza di noi. Cosa intende dire l'autore della lettera agli Ebrei con questa affermazione un po' oscura? Non ottennero ciò che era stato loro promesso, pure avevano compiuto grandi cose. Alcuni avevano perfino sofferto il martirio, la morte, la persecuzione. Ma qualcosa di meglio. Che cosa ci poteva essere di meglio? Ecco, credo che la lettera agli Ebrei sottolineasse proprio il fatto che a questi uomini e a queste donne non sarebbe stata sufficiente una ricompensa umana, una ricompensa all'offerta della loro vita, pur meritoria. Sarebbe stato in fondo un di meno rispetto a quella perfezione che si acquisisce solo con la conoscenza e la figliolanza divina rivelatasi in Cristo, accaduta in Gesù Cristo. Ecco, credo che l'autore proprio voglia sottolineare la infinita differenza qualitativa che la rivelazione cristiana,
che l'evento del Signore Gesù fatto uomo tra noi stabilisce. Non è semplicemente una ricompensa, quella promessa a coloro che hanno vissuto una vita di testimonianza, non è semplicemente una ricompensa a livello umano e neanche appunto un ricordo che i posteri possono mantenere, ma l'unica vera, totale, piena, infinita ricompensa può accadere solo a partire dall'annuncio di Dio fatto uomo e di noi chiamati alla comunione con Lui, alla partecipazione alla vita con Lui. È quello che in altri termini suggeriva Gesù in un altro brano parlando delle parabole. A voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli. Beati quindi i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. In verità vi dico, molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate e non l'udirono. Dobbiamo forse riprendere maggiore coscienza di questa grazia che ci è stata data, di questa novità che è entrata nel mondo con l'avvenimento del Signore e che ci ha raggiunto, che ci ha conquistati. Non è semplicemente una tappa, un tassello in più della rivelazione di Dio, è il compimento di tutto il dono di sé che Dio nei secoli ha fatto e che si è realizzato nell'invio del Figlio. E di questo noi siamo stati resi partecipi. Ed è forse per questa novità che allora scaturisce e può scaturire anche un canto nuovo, dice Sant'Agostino. Siamo stati ammoniti di cantare al Signore un cantico nuovo. L'uomo nuovo sa qual è il cantico nuovo. Il cantare, continua Agostino, è espressione di gioia. E se pensiamo a ciò con un po' più di attenzione, è espressione di amore. Perché l'unica risposta all'infinita misericordia di Dio rivelatasi in Cristo, l'unica nostra possibile risposta è quella di Pietro. Tu sai che ti ha. È una risposta di amore, non di perfezione. Perciò colui che sa amare la nuova vita conosce anche un cantico nuovo. Dobbiamo dunque sapere cosa sia questa vita nuova a causa del cantico nuovo. Infatti tutto appartiene ad un unico regno, l'uomo nuovo, il cantico nuovo, il testamento nuovo. Perciò l'uomo nuovo canterà il cantico nuovo e farà parte del testamento nuovo, cioè dell'alleanza nuova. Noi cantiamo un canto nuovo, perché siamo stati resi nuovi da questo annuncio di misericordia e di salvezza, a cui non possiamo non rispondere con tutta la nostra affezione, con tutta la nostra gratitudine, con tutta la nostra gioia. E in un altro brano Sant'Agostino sempre dice: lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate, cantate al Signore un canto nuovo. È il Salmo 32 che lui ora commenta. Spogliatevi di ciò che è vecchio ormai,
avete conosciuto il nuovo canto, un uomo nuovo, un testamento nuovo, un canto nuovo. Il nuovo canto non si addice ad uomini vecchi, non lo imparano se non gli uomini nuovi, uomini rinnovati per mezzo della grazia, da ciò che era vecchio. Uomini appartenenti ormai al Nuovo Testamento, che è il Regno dei Cieli. A voi, dice il Signore, è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli. Tutto il nostro amore adesso sospira e canta un canto nuovo. Benedetto XVI, incontrando l'associazione Santa Cecilia e richiamandosi a queste frasi di Sant'Agostino, così diceva: questa testimonianza di Sant'Agostino ci aiuta a comprendere il fatto che la Costituzione Sacrosantum Concilium del Vaticano II, in linea con la tradizione della Chiesa, insegna che il canto sacro unito alle parole è parte necessaria ed integrante della liturgia solenne. Perché necessaria e integrante? Non certo per motivi puramente estetici, in un senso superficiale, ma perché coopera proprio per la sua bellezza a nutrire ed esprimere la fede. Ecco il senso del canto sacro, ecco il senso della liturgia, nutrire e esprimere la fede. E quindi, come ricordava il vostro direttore, alla gloria di Dio e alla santificazione dei fedeli, che sono il fine della musica sacra. Proprio per questo, aggiungeva il Papa Emerito, vorrei ringraziarvi per il prezioso servizio che prestate, e aggiungo i miei di ringraziamento. La musica che eseguite non è un accessorio o solo un abbellimento esteriore della liturgia, ma è essa stessa liturgia. Voi aiutate l'intera assemblea a lodare Dio, a far scendere nel profondo del cuore la sua parola. Con il canto voi pregate e fate pregare e partecipate al canto e alla preghiera della liturgia che abbraccia l'intera creazione nel glorificare il Creatore. Fin qui Benedetto. Ma appunto arriviamo anche ai nostri giorni e a quello che Papa attuale, Francesco, pensa e dice riguardo al canto, così come ebbe a dire all'incontro internazionale delle corali nel novembre del 2018. E forse questo testo, questo intervento, molti di voi conosceranno. Diceva il Papa: la vostra musica e il vostro canto, qui aggiunge un elemento nuovo rispetto a quelli finora sottolineati, sono un vero strumento di evangelizzazione, nella misura in cui voi vi rendete testimoni della profondità della parola di Dio che tocca il cuore delle persone e permettete una celebrazione dei sacramenti, in particolare della Santa Eucaristia, che fa percepire la bellezza del paradiso. Non fermatevi mai in questo impegno così importante per la vita delle nostre comunità. In questo modo, con il canto, date voce alle emozioni che sono nel profondo del cuore di ognuno. Nei momenti di gioia e nella tristezza, la Chiesa è chiamata a essere sempre vicina alle persone per offrire loro la compagnia della fede. Quante volte la musica e il canto permettono di rendere questi momenti unici nella vita delle persone, perché li conservano come un ricordo prezioso che ha segnato la loro esistenza. E poi
mette in guardia da una tentazione. Non cadete, tuttavia, nella tentazione di un protagonismo che offusca il vostro impegno e umilia la partecipazione attiva del popolo alla preghiera. Per favore, non fate la prima donna. Siate animatori del canto di tutta l'assemblea e non sostituitevi a essa, privando il popolo di Dio di cantare con voi e di dare testimonianza di una preghiera ecclesiale e comunitaria. E quindi, conclude, la musica dunque sia uno strumento di unità per rendere efficace il Vangelo nel mondo di oggi, attraverso la bellezza che ancora affascina e rende possibile credere affidandosi all'amore del Padre. Credo che questi due interventi del Papa Emerito e di Papa Francesco debbano essere da voi ripresi e meditati, perché sono l'orizzonte nel quale il vostro servizio è chiamato a svolgersi. E infine un ultimo richiamo tratto dal Vangelo. Abbiamo ascoltato all'interno del brano evangelico: giunsero da Gesù gli abitanti della regione, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione. E uno si immaginerebbe che esultarono a quella vista, nel vedere quell'uomo che prima si faceva del male, urlava, era schiavo di quella legione, essere invece finalmente guarito. Invece ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Ecco qual è la tentazione, sempre, di fronte all'accadere di Cristo, al suo operare. La tentazione per tutti e anche per chi svolge magari un servizio in una forma diversa. La tentazione è quella di valutare secondo degli esiti umani, secondo delle convenienze, secondo l'aspetto del ritorno economico. Per quegli uomini contava più il fatto che migliaia di porci si erano affogati nel lago, piuttosto che vedere quell'uomo finalmente liberato dal maligno. Ebbero paura e temettero anche per i loro interessi. Ecco, siate invece sempre preoccupati della, chiamiamola così, della salvezza delle anime. Anche che uno solo possa, attraverso il vostro canto, aprirsi alla grazia di Dio, accorgersi della bellezza del Signore. Siate più preoccupati di questo che non dei riconoscimenti, del successo, della, fra virgolette, carriera. E quindi festeggiare il traguardo dei 10 anni sia una preziosa occasione, appunto, per rendere gloria a Dio, per ringraziarlo e per un impegno rinnovato, non tanto per cullarsi sugli allori, per gloriarsi, ma invece appunto per chiedere al Signore di poter ancora con più disponibilità, generosità, impegno, sacrificio, dedizione, poter offrire il vostro canto, il vostro tempo a questa magnifica espressione della fede
che, come ricordava Papa Francesco, può diventare e spesso diventa anche un prezioso strumento di evangelizzazione. Quindi auguri e complimenti per il traguardo che avete raggiunto, ma vi invito appunto a riprendere il cammino con ancora più slancio, gratitudine e disponibilità a servire il Signore e la sua Chiesa. Amen. La nostra fede e la nostra preghiera si nutrono della testimonianza che i martiri hanno dato sull'esempio di Cristo, modello di ogni martirio. Rivolgiamoci al Padre del Cielo. Preghiamo insieme dicendo: Signore, salvaci. Signore, salvaci. Per il Vescovo Andrea Bellandi e per tutti i sacerdoti che ci hanno conosciuto e incontrato lungo il cammino. Custodiscili nella tua grazia e rendi loro merito della testimonianza, dell'impegno e dell'amore con cui ci hanno sostenuto e guidato in questi anni. Preghiamo. Signore, salvaci. Per tutti noi coristi e per tutti coloro che tu chiami al servizio della Chiesa, possa lo Spirito illuminare il nostro cammino di fede e renderci testimoni autentici del tuo Vangelo. Preghiamo. Signore, salvaci. Per i giovani del nostro coro, per tutti i collaboratori che ci hanno sostenuto, accompagnato ed aiutato in questi anni, perché nel loro cammino possano scoprire sempre la sapienza del cuore che li rende liberi da superficialità, forti nelle difficoltà, generosi nell'amare. Preghiamo. Signore, salvaci. Perché il Signore ci liberi dalla tentazione di escludere qualcuno dalla nostra comunità, preghiamo. Signore, salvaci. Per i coristi che hanno accompagnato il coro e che in questo momento cantano dal cielo, perché possano continuare a lodare il Signore in compagnia di tutti i santi, preghiamo. Signore, salvaci. O Dio, che nei santi martiri ci offri un continuo invito a essere testimoni di Cristo, fa che ardenti di fede, speranza e carità, in tutte le prove della vita rimaniamo fedeli al Vangelo, per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Santifica con la tua benedizione, o Signore, i doni che ti presentiamo. Questa offerta accenda in noi la stessa fiamma del tuo amore che sostenne San Felice nel superare i tormenti del martirio. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il sangue versato dal Santo Martire Felice, a imitazione di Cristo per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio. Per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,
ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Matteo, San Felice e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Posso signore il nostro regno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola che io sarò salvata. Thank you.
Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri ci comunichi, o Signore, lo spirito di fortezza che rese il tuo santo martire felice, fedele nel servizio e vittorioso nella passione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Che ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Veniamo.